Silenzio per cortesia. In nome del popolo italiano, la Corte, in parziale riforma alla sentenza resa il 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Andreotti Giulio ed appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A della rubrica commesso fino alla primavera del 1980 per essere lo stesso reato estinto per prescrizione. Conferma nel resto l'appellata sentenza. Indica in giorni 90 il termine entro il quale verranno depositate le motivazioni della sentenza. L'udienza è tolta. Cosa? I processi coi pentiti si devono fare a Palermo, non bisogna fare processi con pentiti fuori, sapete perché? Non perché è un problema politico, perché c'è dietrologia, ma perché non ne capiscono niente. A Perugia si sono fatti abbindolare, qui a Palermo no, perché a Perugia non capiscono una parola di dialetto siciliano. Qua basta che ci si capisce, questi giudici che sono abituati quotidianamente a giudicare i pentiti. Giudicare i pentiti è un'operazione chirurgica difficilissima, perché devi distinguere il pentito tarocco dal pentito vero. E questa operazione non può essere lasciata a giudici perugini, deve essere fatta... Secondo me sono, se lei si dovesse... Ecco, bravissimo, l'errore secondo me è stato che noi abbiamo avuto tanta paura del clima che a un certo punto noi abbiamo chiesto di andare a Perugia. Che errore che stava facendo la difesa, perché invece non bisogna avere paura dei climi, ma bisogna cercare il giudice più esperto. Allora un giudice come questi e come quelli di primo grado, che ogni giorno vedono in faccia questi pentiti, questi collaboratori, a un certo punto cominciano a capire questo è vero e questo è falso, questo è vero e questo è falso. E lì noi non abbiamo colto, ha ragione lei, lì non abbiamo colto, però questo dà ragione sa che cosa? Al fatto che se uno si deve fare un'operazione chirurgica, non è vero che tutti i medici sono uguali, ci vuole chi è specializzato nell'operazione chirurgica, e questi lo sono. A Perugia io non ho mai detto e non mi avete mai sentito dire che c'è malafede, io mi sono anche ammalata per quel processo di Perugia, perché ho capito che lì c'era un errore clamoroso, io ho capito che lì erano in corso in errore, io non so chi ha letto la motivazione, lì addirittura c'è il dialetto siciliano che non capiscono e dicono cosa vuol dire la parola ci interessava o senatore Andreotti in siciliano, ma se sono parole siciliane, ma fateli giudicare i giudici siciliani. A Palermo si è fatto il maxi processo, c'è un allenamento da 15 anni in questi processi, allora paradossalmente quello che poteva essere un ambiente che sembrava condizionato, no? Come il palermitano da cui noi volevamo fuggire, ci ha dato questa soddisfazione. Ecco perché dico io preferisco questo. Guardi, io penso questo, che questa sentenza consente di circondare la sentenza di Perugia, perché abbiamo ora 3 assoluzioni e una condanna isolata. Successivo associazione per delinquere di stampo mafioso. La Corte ha detto tutto il periodo precedente non ce ne frega niente perché è prescritto. Quanto invece al periodo per il quale avrebbe potuto essere riformata la sentenza e quindi interviene la condanna, ha confermato l'assoluzione. Quindi... Avvocato, siamo pronti? Avvocato, può spiegare brevemente la sentenza, cioè cosa effettivamente è successo? La sentenza è di facile lettura, l'imputazione era articolata con riferimento alla vecchia normativa che prevedeva l'associazione per delinquere, per così dire, semplice, e poi dopo una certa data con la modifica del codice penale l'associazione per delinquere di stampo mafioso. Con riferimento all'antico periodo, per così dire, la Corte ha detto che era tutta una materia ormai coperta da prescrizione e quindi non è entrata nel merito di queste questioni. Quanto invece, ed è la cosa che a noi sta a cuore, cioè quanto al periodo di tempo nel quale
avrebbe potuto essere accolto l'appello della Procura della Repubblica e quindi il senatore Andreotti teoricamente condannato, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di assoluzione. Questa sentenza di Palermo in qualche modo si riallaccia in maniera di opposizione a quanto stabilito da Perugia. Ecco, come bisogna leggere complessivamente adesso il caso Andreotti? Guardi, io continuo a mantenere la stessa linea che abbiamo sempre mantenuta di rispetto verso tutte le sentenze, però mi permetto soltanto di sottolineare che il processo di Palermo aveva preso in esame anche il caso Pecorelli, naturalmente in una prospettiva diversa da quella di Perugia e, per dirla in breve, soltanto allo scopo di vedere se fossero state collusioni tra il senatore Andreotti e Cosa Nostra che gli avessero reso possibile il conferimento di mandati omicidi. La sentenza di primo grado, ed è uno dei capitoli più belli e più riusciti della sentenza di primo grado, aveva escluso questo tipo di collusioni. Oggi la Corte di Appello, nonostante sia intervenuta la sentenza di Perugia, ha confermato la sentenza di assoluzione anche su questo punto. Quindi direi ci troviamo in una puntuale rotta di collisione e cresce soltanto l'ansia di noi difensori di poter andare a confrontarci in Corte di Cassazione su questa sentenza di Perugia che non a caso io ho definito sconcertante un secondo dopo la sua pronuncia. Ecco, dopo a dieci anni dall'inizio del caso Andreotti qui a Palermo, dopo questa sentenza la lezione che se ne trae qual è secondo la difesa? La lezione che se ne trae è ancora una volta che senza strepiti, senza isterismi, senza polemiche inutili bisogna rivedere il problema della giustizia, perché non è giusto sia che l'imputato sia Andreotti sia che sia un cittadino qualsiasi che un processo duri 10 anni. Dico questo con il massimo e sincero rispetto per il Tribunale di primo grado e per la Corte d'Appello, che non si sono risparmiati per cercare di dare al processo i tempi più rapidi possibili, ma noi siamo riusciti a creare un meccanismo infernale per cui il nostro Paese ha dovuto aspettare 10 anni per sapere se era governato o meno da una persona collusa con Cosa Nostra. Questo può è capitato con Andreotti, può capitare a chiunque. Noi ci dobbiamo impegnare perché il meccanismo diventi un meccanismo agile, efficace, efficiente e perché chiunque non sia costretto a passare 10 anni della propria vita, cioè il senatore Andreotti ovviamente pensa... Perché basta leggere il codice per rendersi conto del perché della distinzione, perché prima dell'82 c'era una normativa, dopo l'82 un'altra. Tutto quello che prima dell'82, essendo un qualche cosa che supera i 20 anni, è ovviamente prescritto e la Corte non ha ritenuto di dover perdere tempo intorno a roba che è comunque defunta, mentre sul punto e sui tempi rispetto ai quali avrebbe potuto riformare la sentenza, e quindi condannare Andreotti, lo ha assolto. Ma i giudici di primo grado avevano fatto questa distinzione? I giudici di primo grado non avevano fatto questa distinzione perché sul punto, adesso potremmo, mi rendo conto che sto parlando, si potrebbe fare un'elegante questione di diritto circa i rapporti fra le due normative, se l'una assorba l'altra e via dicendo. Avvocato, è una sconfitta di Caselli? No, guardi, io non l'ho mai vista, non ho mai considerato i processi come una partita nella quale c'è un vincitore e uno sconfitto. Chi vince o perde soltanto la giustizia. Noi riteniamo che qui abbia vinto la giustizia e non abbiamo nessuna polemica personale da fare. Poi naturalmente dentro di me, se dovessi scrivere un libro, ho le mie considerazioni da fare circa errori o non errori, eccetera, eccetera. Però il problema non è questo, il processo serve soltanto per far giustizia e credo che oggi sia stata fatta. Ha sentito il due nuovi questo per poterlo dire dovremmo aspettare la motivazione, però certo è che Giuffrè non è stato preso in grande considerazione, visto che il senatore Andreotti è stato assolto proprio con riferimento al periodo di tempo sul quale Giuffrè ha reso le sue testimonianze. Mi permetto di aggiungere, e spero di non essere considerato per questo un concorrente esterno, che le pagine di Lipari andrebbero meditate con molta attenzione, perché a mio avviso Lipari fotografa in gran parte la verità di quanto è accaduto.